Buongiorno ragazzi e benvenuti a tutti, per coloro ancora si fossero iscritti si iscrivono, per coloro che sono iscritti rimangono con me. Mi raccomando di lasciare un bel like e andiamo al video. Come sapete l'estate si avvicina, molti di voi dovranno andare in vacanza, alcuni di voi non devono fare l'esame di stato, altri devono farlo e un bocca al lupo per coloro che dovessero sostenere l'esame di stato nelle superiori oppure l'esame delle medie o l'esame delle elementari, poi dipende perché c'è un vasto pubblico che va da un'età a un'altra. Allora, si avvicina il periodo, già è uscito il video sul come raffreddare la temperatura dell'acquario, dell'acqua presente nell'acquario mediante ventole puntate verso la superficie. Adesso andiamo a capire, nel momento in cui voi non ci siete a casa, qual è la prassi da adottare. Nel momento in cui non siete a casa volete comunque tenere d'occhio i vostri acquari. Allora, quando voi dovete partire, ovviamente c'è gente che parte 2 settimane, 1 mese, poi è sconsigliabile partire ovviamente per 3 mesi, lasciare una vasca da solo per 3 mesi. Io massimo quello che posso fare è lasciarla 1 settimana, però neanche la lascio da solo, perché nel caso in cui la dovessi lasciare da solo, dare le chiavi alla mia ragazza, verrebbe comunque lei a occuparsene. Oppure quando non ci sono io c'è mio fratello, quando non c'è mio fratello c'è mia mamma, quando c'è mia mamma no, papà non gli lascio niente, papà è una sorta di rinoceronte dentro una cristalleria, non gli lascerei nulla di questa delicatezza sua e immane, ragazzi, e immane. Comunque, quale è la prassi da fare, da utilizzare? Innanzitutto, la mangiatoia ragazzi, la mangiatoia automatica. Adesso l'Ascol ne produce di ottime, ma ce ne sono moltissime in giro. Dovete utilizzare un mangime che non sia in scaglie, poiché è in umidità e le scaglie non vanno molto d'accordo. La mangiatoia va posizionata sul bordo o sopra il coperchio. Questo vi fa presumere che se avete un coperchio dovete modificare il coperchio per tenere questa mangiatoia. L'importante con la mangiatoia sarà inserire mangime in pellet, cioè ovvero in vero sarebbero le, come si chiamano, i piccoli, quei quadratini piccolini di mangime tipo palline, che io neanche tanto consiglio perché possono provocare soffocamento nei pesciotti che non riescono a ingoiarle. Di solito io utilizzo il mangime weekend. Ogni passaggio di quel coso ci inserisco una pilloletta e mezza e lo programmo tipo giorni alterni, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, così l'acquario comunque non si inquina, e vado a mangiatoia, vado a bestia, vado a mangiatoia, vado. Poi, secondo consiglio che vi do, di tenere sotto controllo i filtri. E ragazzuoli, per quel che si voglia dire, gli unici filtri affidabili sono quelli esterni a cassettone, cioè sarebbero quelli tipo Sitchewell 2200, che magari metto un'immagine qui di fianco quando vado a montare il video, oppure quelli della Eden 501 che sono veramente buoni, o quelli della Sitchewell, mi trovo benissimo, non me la sento di consigliartene altri. Comunque, tenere sotto controllo i filtri. Come fate a tenere sotto controllo i filtri? Ovviamente se ci mancate 1 settimana, io più una settimana riesco a stare fuori perché i miei piccoli non riesco a lasciarli proprio. E infatti io ho questa cosa che mi affeziona moltissimo a tutti gli esseri viventi che ho, e non li considero animali, li considero più che parte della mia vita. Perché chiamarli animali è molto riduttivo. Comunque, che dovete fare? Montatevi una telecamerina puntata sugli acquari, quindi così oltre a tenere d'occhio gli acquari avete anche d'occhio la casa quando non ci siete, e fate sì che il video venga a essere mandato sul vostro cellulare, quindi potete controllare tranquillamente tramite videocamera e wifi. Vi fate un abbonamento con la 3G, 4G sul cellulare. Infatti la Wind mo sta facendo quella dei 10 giga, penso uscirà di nuovo, perché quello fanno ogni 3 mesi sta cosa qui. Tenete d'occhio gli acquari con questa videocamera, rimate a segnare sul telefono, state tranquilli. E che altro? Poi, una ciabatta, una di quelle prese che vanno ad orario per l'illuminazione. La programmate un tot di ore che vi serve, e quella si accenderà tutti i giorni alla stessa ora. Mi raccomando, raga, il pericolo maggiore sono i filtri.
I filtri sono delicatissimi, basta uno niente, addio. Addio acquario, addio ecosistema, addio tutto. Quindi sarebbe necessario, fin tanto che voi rimanete a casa, se avete un mese ancora di tempo prima di partire alle vacanze, prendervi un benedetto filtro, almeno della Eden 501, quelli a cassettone, e mettervelo di fianco la vasca come filtro ausiliario nel caso collassasse uno di questi, si spegnesse, perché capita molto spesso che vi siano malfunzionamenti, soprattutto quando voi non ci siete. Sarebbe necessario avere sempre un filtro di riserva montato, soprattutto quando si va in vacanza. Quindi, magari nel mentre siete a casa e non dovete ancora partire, montate un filtro Eden 501, Sitchewell 200, Sitchewell 100, quello che volete, basta che sia esterno al cassetto con i tubi, più lontano possibile dalle prese di corrente, e lo fate avviare. Avete almeno 30 giorni, tanto quello si avvia, i filtri ce li avete avviati all'interno, così nel caso vi sia un malfunzionamento di un filtro, di una pompa, non andrà in collasso la vasca, anzi riuscirà comunque a mantenersi in vita, anche perché dei filtri mi fido meno di un lupo all'interno di un pollaio. Oddio, forse era una volpe, credo. Poi che altro? Allora, illuminazione l'abbiamo detta, alimentazione l'abbiamo detta, alimentazione vuol dire cibo, pappa. Poi che altro c'era? Vabbè, tenere sotto occhio la scuola tramite una videocamera collegata al wifi di casa, tanto quasi tutti avranno la fibra in questo momento. E che altro, ragazzuoli? Che ci manca? Il termostato lo potete anche lasciare attaccato, se è un termostato buono ovviamente, se è quello comunque senza... anche se comunque se partite e fa parecchio caldo potete anche staccarlo, in questo caso un apparecchio elettronico è meno, quando non ci siete è sempre meglio. Non so che altro consiglio posso darvi, perché questa è la mia prassi che effettuo ogni qualvolta vado in vacanza, anche perché so sempre a chi lasciarlo. Se non ci sono io c'è la mia ragazza, se non c'è la mia ragazza c'è mia madre, se non c'è mia madre c'è mio fratello, quindi alla fine di questo non mi faccio alcun tipo di problema su questa cosa qui. No, vi dico di iscrivervi, di commentare, lasciare un bel like, perché io questa sapere, sto mangiando lo sciallo, sono senza olio di palma. Non so, è una cosa che prima non calcolavo, non me ne fregavo proprio, però una mia ragazza mi ha portato sulla cattiva strada, infatti adesso qualsiasi cosa con l'olio di palma non rifugo da essa e me ne scappo via. Mi dico di iscrivervi, commentare, lasciare un bel like, per chi non si fosse ancora iscritto si iscriva, per chi voglia c'è il gruppo Facebook, può venire lì, non so, parla quello fan group. Vabbè, ho detto di scopare quello che faccio da gmail.com, l'email, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, vado a mangiarmi qualcosa perché devo fare colazione, c'ho fame.